Con le note dell'Inno d'Italia hanno fatto il loro ingresso in stazione a Lanciano i primi due elettrotreni della Alstom, acquistati dalla TUA e che vanno a potenziare la flotta della società abruzzese di trasporto. Alla presentazione anche il presidente della regione Marco Marsiglio, al quale sono state simbolicamente consegnate le chiavi dei due treni, due veri gioielli made in Italy, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, sostenibili ed ecologici. I nuovi elettrotreni della TUA SPA sono dedicati a due personaggi illustri abruzzesi, Gabriele D'Annunzio ed Ignazio Silone. Treni in piena sintonia con la transizione energetica, presidente De Angelis. Sì, questi due in particolare, perché fanno parte della flotta dei tre che abbiamo acquistato. Oggi presentiamo i primi due elettrotreni acquistati e costruiti dall'Alstom. Riducono il consumo energetico di circa il 30%, hanno un design ecosostenibile, sono riciclabili fino al 97%, sono dei treni molto belli, nuovi, moderni, che metteremo a disposizione dell'utenza abruzzese. Hanno 305 posti a sedere, una capienza complessiva di 500 posti e sono molto fruibili anche per le persone che hanno una ridotta mobilità. Un programma di potenziamento dell'attività della divisione ferroviaria anche sulle linee turistiche, come ha detto il presidente Marco Marsiglio. Le infrastrutture sono la nostra priorità. Quando abbiamo iniziato 4 anni e mezzo fa a governare l'Abruzzo, la divisione ferroviaria di TUA aveva solo 8 treni vecchi, anche in scarse condizioni di manutenzione. Abbiamo passato anni per reperire le risorse, fare le gare, i contratti, attendere che le fabbriche, i treni non si costruiscono in un giorno, li consegnassero. Abbiamo fatto tutto questo lavoro. Oggi questi due treni sono i primi di 9 treni che entro 2 anni verranno tutti consegnati alla nostra regione. Raddoppieremo quindi il numero dei treni, più che raddoppieremo il numero dei treni, perché ne aggiungiamo altri 3 appena comprati e rivampezzati che vanno sulle linee turistiche che stiamo anche attivando. Prima non si faceva trasporto turistico, lo faceva solo Ferrovie dello Stato, la Fondazione Ferrovie dello Stato con la Transiberiana. Noi stiamo attivando percorsi turistici sia per la linea del Sangro che per la linea verso il Parco Velino Sirente che abbiamo inaugurato nella scorsa settimana. Il risultato sarà che avremo da 8 a 20 treni, passeremo da 8 a 20 treni, la gran parte moderni, nuovi di zecca, come vedete questo. Un investimento sul rinnovo della flotta di circa 55 milioni di euro, che rappresenta un importante obiettivo raggiunto, come hanno sottolineato il direttore del settore ferro della TUA, Enrico Dolfi, ed il direttore generale, Maximilian Di Pasquale.